Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Victoria 2 con l'Italia. È il dicembre del 1870, siamo appena entrati in un nuovo decennio e questa è una cosa molto importante perché il nuovo decennio significa nuove tecnologie e la possibilità di fare tante cose. Come sapete, negli scorsi episodi ci siamo dedicati a industrializzare, tanto che abbiamo la fazione monarchica. Magari, anzi, inizieremo subito questo episodio cercando di mettere mano all'industria nel caso in cui serva ancora costruire un po' di fabbriche, poi ci dedichiamo a tecnologie, popolazione e un po' tutto quello che succederà in base alle evoluzioni politiche. Allora, mi sembra di poter dire che le fabbriche in campagna manca ancora qualcosa. Io direi che le cose qui vanno benone. Andiamo a vedere chi ha più fabbriche in generale. Allora, 109 punti. Campania 24, Piemonte 22, Toscana 16, Sicilia 11. Ecco, a me piacerebbe vedere molte più regioni che superano i 30 punti. Non solo Campania e Piemonte che vanno in quella direzione, però dobbiamo industrializzare tante. Per farlo dovremo spingere molto gli operai. Venezia qui ha bisogno di operai, ad esempio. Possiamo supportarli rubandoli ad ora al Piemonte. La Lombardia sta andando già bene. Il Tirolo, la Toscana sta andando bene. La Romagna, la Savoia, la Dalmazia. Dalmazia che dovrebbe avere anche il carbone. No, non produce carbone. Ok, credevo che producesse. Vabbè, abbiamo fatto un'acciaieria allora così. Ah, forse devo controllare dall'altra parte. No, non lo produco, ok. Va bene, no, direi che siamo pronti a cambiare governo. Magari torniamo conservatori, punto e basta, però senza essere fazione monarchica. Andiamo a dare un'occhiata alle infrastrutture. Qui sembra tutto ok. Niente, ok, allora dedichiamoci all'apparato militare. Possiamo costruire un esercito. Sarebbe buona cosa poter avere le guardie. Dobbiamo ricercare il Breech Loaded Rifle e lo faremo presto. Lo faremo presto, perché in teoria potremmo reclutare fino ad altri 14, altre 14 unità. Cosa? Mi sono dimenticato che sono in guerra. Questo è quello che succede, signori, quando si carica dopo un po' che non si gioca. Perché sono nella seconda guerra di liberazione dell'Istria. Oh Gesù! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Siamo in guerra contro la Russia, l'Impero Ottomano e il Baden. Mi ero dimenticato. Guardate che tanto che l'Impero Ottomano è già sbarcato in Sardegna. Andiamo ad affondargli la flotta, per cortesia. E intanto distruggiamo completamente l'esercito austriaco che è qui a rompere le scatole in Istria. No, signori, questa è veramente ridicola. Questa è veramente ridicola, però sarà una scaramuccia questa guerra. Io dell'Impero Ottomano non ho paura e ho i tedeschi che stanno facendo il lavoro sporco contro Russia e Austria. E noi sappiamo che loro da soli riescono a gestire tutto. Qui rischiamo di perdere una battaglia per colpa di un cattivo tempismo. No, ce l'abbiamo fatta e abbiamo guadagnato addirittura 5 punti. Guardate, semplicemente con una battaglia navale. Allora, facciamo adesso un po' di lavoro di, come si può dire, pattugliamento delle coste con la nostra flotta, mentre il nostro esercito adesso deve continuare a vincere battaglie campali contro gli austriaci. A questo punto muovo tutto l'esercito all'unisono, continuo a batterli sul campo. E poi vediamo come va quando chiudiamo la guerra. Posso vedere se si può aggiungere un war goal? No, the war is not going well enough. Meno 8% però. Non so quanto serva per aumentare i punti. Comunque, noi continuiamo a fare il nostro lavoro finché gli austriaci non perdono la voglia. Tanto i tedeschi stanno arrivando da noi. Altra mega battaglia. Guardate che le battaglie navali danno un sacco di punti. Nell'Egeo 7 punti vittoria. 7 punti vittoria è tanto. 7 punti vittoria è veramente tanto. E qui stiamo martoriando l'esercito austriaco, che fa una fatica atroce
nel mantenere le posizioni di assedio e noi continuiamo ad attaccare con 137.000 uomini. Penso che finirà presto. Dopodiché ci dedicheremo all'industria e alla tecnologia come vi ho promesso. Ma fino ad allora si fa il possibile. Intanto a Taranto nuovi punti. No, le battaglie navali sono molto più importanti, mi sembra di capire. Meno 36 di Wargold lo potrei aggiungere, eh? No? Peccato. Peccato. Tanto la nostra flotta è tornata a casa. Sta ripartendo? Sì, sta ripartendo per il giro, benissimo. E qui arrivano i turchi, 29.000 uomini. Sono molto curioso di capire se la qualità dell'esercito turco è paragonabile alla nostra. Iniziamo ad attaccare. Vabbè, quando siamo in rapporto 3 a 1 è chiaro che si vince sempre, però loro hanno un morale più alto di noi. Tanto hanno preso il controllo della Sardegna, che non mi fa molto felice, però vabbè. Ok, meno 47%, non posso aggiungere Wargold. Va bene. Ci sono meccaniche che non ricordo benissimo, quindi perdonate l'inesperienza. Magari mi avrete magari anche scritto nei commenti dandomi preziosissimi suggerimenti su come giocare, ma questa serie nel momento in cui ho pubblicato il primo episodio era già conclusa, quindi tutti i commenti sono sempre piacevoli da leggere, ma non è mai accettato il backseat gaming su questo canale, quindi ve lo dico proprio perché questo vi fa capire a volte il motivo dei miei errori. Lo dico cospargendomi il capo di cenere. Ok, riportiamo l'esercito adesso sul confine in modo che si riconsolidino e riorganizzino un pochino. Dopodiché, se le cose vanno bene, andiamo verso Vienna e cerchiamo di chiuderla. Qui siamo a meno 52%, il Wargold non si può ancora aggiungere. Io temo a questo punto che il Wargold proprio non si possa aggiungere. Punto e basta. E va bene così. Blocchiamo Istanbul. Teniamo adesso il porto di Istanbul bloccato, giusto per scassare, no? Come si dice in termini tecnici. Ok. Intanto ragazzi, scusate, vorrei annunciarvi che siamo passati in prima posizione con il prestigio. Non so per quanto ci rimarremo, abbiamo superato il Regno Unito e gli Stati Uniti. Separatismo. Nation of Fraternity e nuove lezioni. Ok. No, è tanta roba questa, eh. Questa è tanta, tanta roba. E io alla fine di questo episodio voglio avere almeno 130 punti industriali. Adesso abbiamo 115. Dobbiamo crescere tanto. Più del 10% a episodio. Questo è il mio obiettivo. È finita? È finita. È finita. Fa vedere. Pace bianca. Come voleva si dimostrare, abbiamo perso tempo, va bene. È stata una bella perdita di tempo. A questo punto andiamo velocemente alla diplomazia per fare il solito giro per vedere se ci sono paesi che hanno relazioni basse. Le miglioriamo. Non i russi. La Spagna sì. Anche se la Spagna mi sembra deboluccia. E fatto il scientific management, adesso che abbiamo passato il decennio, credo che si sia sbloccata la filosofia analitica, che aumenta del 100% i punti ricerca. Inoltre ci dà la possibilità di guadagnare molto prestigio, poi essendo tra i primi a sbloccare le nuove ricerche della filosofia. Andiamo in quella direzione anche perché magari superiamo il 50% di tasso di alfabetizzazione e i 30 punti ricerca. Religious policy debate, stiamo sul moralismo. In modo che i conservatori comunque mantengano il loro potere. Prophylaxis against malaria, meno 5% minimal life rating. Fammi vedere se mi permette di costruire. Ok, non ancora, non possiamo ancora fare le colonie, però credo che presto andrò a ricercare la tecnologia militare che mi permette di arrivare all'invenzione delle colonie. Poi vediamo. Build an army. Allora, nel frattempo io non ho ancora le guardie perché non ho il breech loaded rifle, che però potrei prendere.
Dov'è il breech loaded rifle? Qua. Quali sono molto più forti. Aspetto la filosofia analitica per poi andare in quella direzione e poi sistemiamo un pochino l'esercito. Nel frattempo, Chambéry lo lascio come trappolone e va bene così. Va bene così. Primi in classifica col prestigio. Spettacolo puro, spettacolo puro. La Bolivia diventerà parte della nostra sfera di influenza prima o poi. E ragazzi, prima che ci sia la prossima votazione, che poi non posso più costruire fabbriche, posso solo potenziarle, andiamo a vedere dove ne ho poche. Vabbè, la Dalmazia e la Provenza abbiamo anche poca popolazione. In Sardegna, dove abbiamo la fabbrica di fertilizzanti, andiamo a fare anche una fabbrica di esplosivi. Stessa cosa voglio fare in Sicilia, dove abbiamo comunque lo zolfo. Perché queste costano tantissimo. Invece per il clipper, che cosa serve per fare clipper? Serve acciaio e legno. Visto che queste sono fabbriche buone, dov'è che abbiamo acciaio e legno? In Piemonte, chiaramente. A Venezia. A Venezia che cosa abbiamo? Abbiamo il fabric, ma non abbiamo né l'acciaio né il legno. Qui abbiamo una fabbrica importante. Ragazzi, questo ci costa praticamente 25.000, ma io la vado a fare. Nell'ipotesi peggiore poi non ci servirà, però facciamo anche una fabbrica di navi da guerra. Allora, tariffe. La fazione monarchica 38% col protezionismo e boostiamolo. 30% e facciamo incazzare il free trade, vai. Una nazione di conservatori tenaci. Benissimo. Benissimo. No, comunque stiamo andando bene con l'industria perché 118 mi piace, mi piace, mi piace, davvero tanto. Dobbiamo continuare ad incoraggiare la classe operaia per riempire queste benedette fabbriche. Ok, chi ha vinto? Ha vinto la destra liberale. Con 61%, d'accordo, va bene, va bene, va bene. Non possiamo più costruire le fabbriche, però c'è sempre l'interventismo, magari qualche progetto che possiamo supportare di qua e di là. È bello vedere, ad esempio, in Campania l'industria del vetro. La Persia chiede un'alleanza. Qual è il vostro problema, ragazzi? Perché volete un'alleanza? Cerchiamo di portare la nostra sfera di influenza? In funzione antirussa. Dai, una volta che portiamo la Bolivia nella sfera, poi toccherà la Persia. O Persia, non so come lo pronunciate. Siamo di nuovo tornati in seconda posizione col prestigio. È stato bello finché è durato, dicono. Ok. Ok, va bene. Meraviglioso. Meraviglioso, lo giuro. Meraviglioso. Ok. Allora, Milano ha un evento che ci permette di aumentare del 125% l'efficienza delle fabbriche, delle miniere di ferro e cioè adesso cerco di sfruttarla al massimo perché il ferro ci serve tantissimo, tantissimo, e quindi non ci facciamo desiderare. Allora, Bolivia aggiunge la sfera. E adesso praticamente gran parte del Sud America orbita attorno a Roma. Perù, Cile, Bolivia ed Argentina sono nella nostra sfera di influenza. Iniziamo a portarci un pochino più ad est, quindi con il vecchio regno dello Shah. Tanto più 25% produzione, siamo sempre più produttivi. Andiamo a vedere, scusate, production. Dove si trova? Che non me lo ricordo mai. Qua. Il ferro adesso è la nostra quinta produzione nazionale, eh? Pausa. Qua. Allora,
Ne produciamo 139 e ne vendiamo 138, ok? Se vado a vedere l'acciaio che produciamo, l'Italia produce il 15% dell'acciaio mondiale. Piemonte soprattutto. Poi vabbè, c'è un po' di Emilia, un po' di Lombardia, un po' di Dalmazia, ma è il Piemonte che lo produce. E poi viene usato per fare armi, parti meccaniche, eccetera, eccetera. Ok. Non è male, che dite? Considerando che eravamo fondamentalmente agricoli, adesso nella top 5, frutta e pesce rimangono. Cioè, prodotti agricoli e pesce rimangono al primo posto, saldi. Segue l'industria del vetro, quella dell'acciaio e quella del ferro. Vedrete che l'Italia diventa potenza industriale. Vedrete che ce la facciamo. Serve pazienza, però. Per diventare potenza industriale, culturale, economica, insomma, serve pazienza. Però ce la facciamo. Ok. Direi di tornare dallo scià e di migliorare le relazioni, perché questo ci farà crescere più velocemente le relazioni, appunto. E poi portiamo lo UK a 190, lo US a 145. No, la maledizione dei faraoni. Tutti gli italiani guadagnano militarsi più uno. Ma che sfiga! Ma perché? Intanto gli Stati Uniti ci hanno superato, siamo tornati in terza posizione, non c'è niente da fare. 4,70 gli Stati Uniti che balzano in prima e lo UK 4,43. Va bene, dai. Abbiamo fatto il possibile. Siamo stati in testa per un po', ma non si può essere per sempre capolista senza fare grandi riforme, insomma. Tanto continuiamo a migliorare le relazioni perché qui la Persia va messa subito nella sfera. E io, visto che sto guadagnando tantissimo denaro, visto che comunque l'industria può essere supportata a zero, provo a vedere se azzerando le tariffe iniziano a cambiare un po' le cose. A parte che andiamo in deficit, però abbiamo talmente tanto denaro che questo dovrebbe dare delle quote migliori alla nostra industria. Crisi internazionale, vabbè, noi siamo sempre interessati alle crisi internazionali. C'è il desiderio da parte della Polonia di diventare indipendente e lo UK sta con i polacchi e noi pure. Perché questa è un'occasione più unica che rara di spezzare le corna all'impero russo, creare la Polonia, che poi potrebbe diventare un fantastico stato aiutante che potremmo sfruttare sia contro l'Austria sia contro la Russia. Anche se non so quanto sarebbero felici i tedeschi perché credo che come core la Polonia possa avere poi anche Thorn, Gniezno, Posen, Poznan, Danzica, tutta la Silesia. Beh, vedremo cosa succede, dai. Intanto vediamo la filosofia analitica. Se superiamo i 30 punti di ricerca sono felice. 34! Boom, 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 ragazzi! E che caspita, questo è tanto. Abbiamo superato anche il tasso di alfabetizzazione del 50%. Bene, Breech Loaded Rifle, subito al volo. Adesso mi piacerebbe davvero sfruttare i prossimi 3 o 4 anni per fare una riforma dell'esercito italiano. Perché io qui vedo undicesima posizione e non mi piace per nulla. Soldati 34,9. Cioè, i leader fanno questo punteggio. Se prendiamo la Francia, che dovrebbe essere prima, guardate, sono terzi. I francesi di... Allora, vediamo un po'. Penso di poterlo vedere da qua. La prima potenza militare al mondo è lo UK, che come soldati 150 vale. La Francia vale 123. La Germania vale 101. La Russia vale 106. L'Italia 35. Cioè, siamo su un altro pianeta. Siamo in serie B con l'esercito. È una cosa che va sistemata. Tanto che magari nelle regioni molto popolose potremmo iniziare a mettere un focus anche ai soldati. Eh sì, perché l'industria va bene, ma Encourage Soldiers, togliamo a questo punto alla Savoia e mettiamo al Lazio soldati al posto dei craftsmen in Sicilia per il momento. Vediamo come va la crisi. Anche la Germania sta ovviamente con il Regno Unito, la Francia e il Belgio stanno con i russi. Fermi tutti. Perché se la cosa va così è un bordello. È un bordello. Se le cose vanno così e non cambiano, signori, e
entriamo in guerra contro la Francia e sta per scoppiare la situazione. E credo che l'Austria sia un puppet russo, vero? Quindi anche l'Austria ci dichiara guerra. Fuck. Questo diventa un problema grosso. Questo diventa un problema grosso. Signore e signore, Modena. Rally point, military mobilize. Buono, è partita la guerra, ragazzi. È partita la guerra. È partita la guerra per la Polonia, Regno Unito, Italia e Germania contro Russia, Francia e Belgio. Allora, sembra che l'Austria al momento non sia in guerra. Forse perché c'è ancora una tregua. Quindi la situazione è la seguente. I tedeschi devono tenere a bada la Russia e la Francia contemporaneamente e noi italiani insieme allo UK dobbiamo tenere a bada. Questo è un casino però, eh. Dobbiamo tenere a bada i francesi. Cavolo. Mamma mia. No, dobbiamo fare la mobilizzazione perché ho molto paura, perché stavamo proprio parlando dell'esercito, i francesi sono molto più forti rispetto a noi. Adesso questi scappano e noi ci riprendiamo Chambéry. Molto semplice questa manovra. Tiriamo fuori la flotta per andare a bloccare la Costa Azzurra. Perché il grosso della battaglia dove si svolge, secondo voi? Si svolge in Alsazia e Lorena e in Belgio. Oh, questo profumo di Prima Guerra Mondiale. Posso chiamare i persiani? Non credo, ma vediamo. No, scusa, cosa stanno facendo questi a Torino? Oh! Infami! Intanto abbiamo vinto a Messina, probabilmente una battaglia navale che mi ero perso. Ecco, le battaglie navali generano tanti punti, quindi magari se riusciamo a gestire la Francia su mare è meglio. Intanto abbiamo vinto a Torino. Ma se tipo vado a Parigi per bloccarla con 140.000 uomini, visto che qui non c'è letteralmente nessuno che mi ferma, è una porcheria, è una porcheria, lo so. Ma dov'è l'esercito francese qua a sud? Tanto possiamo fare le guardie, bene. Point defense system. No, andiamo sull'artiglieria adesso. E adesso dobbiamo migliorare e anche mo. Merda, eccolo dove è l'esercito parigino. Si difendono a Parigi. Ok, niente, ci ho provato. Qui prendiamo la batosta che voliamo via. Se i tedeschi magari riuscissero a scendere per dare una mano? No, eh. Proprio per niente. E niente, allora si torna a casa con le pive nel sacco e purtroppo, come potete notare, i francesi stanno attaccando anche noi, va bene. What? Hanno preso Canterbury, i francesi sono nel Regno Unito. Ragazzi, sono riusciti a sbarcare. Questo è un sogno. Colonial negotiation, fermi tutti. Con le negoziazioni coloniali. Allora, la Germania ha già iniziato a fare un po' di cosucce. Siamo coinvolti in una crisi. Appena finisce questa crisi, credo di poter iniziare a colonizzare. Posso siglare anche la Convenzione di Ginevra. Ok, vabbè. Questa la perdiamo? Dipende tutto da quante ne prendono i russi. Siamo al 2%. Meno 2%, chiedo scusa. Dipende. Come cantava Jarabe de Palo. Cerchiamo di attaccare dove abbiamo grande superiorità per fare piccole vittorie. Continuiamo a fare i blocchi qui nel Mediterraneo. Avrei potuto fare meglio, avrei potuto prendere magari il territorio d'Avignone, a Marsiglia, invece sono voluto andare a Parigi, che è stata una grande cazzata. Però la vita, dai.
riprendiamocene. Sì, no, i francesi comunque salgono sempre a nord. È chiaro che il loro obiettivo è quello di occupare Chambéry e compagnia, perché magari vogliono espandere il Wargaul, per poter dire: ah, guardate che adesso noi vogliamo anche quel territorio della Savoia italiana. Lo capisco. Però poi non si spingono oltre. E noi siamo un più 7%, bene. No, sta cosa dello UK che perde province è una cosa che è ridicola. Però la Germania sta devastando l'impero russo. E questi sono i leader. E quindi vedremo. Qui difendo Grenoble? Sì. Qui rischio di fare una bella cosa. Qui rischio di fare veramente una bella porcata. Che se porto la superiorità in difensiva magari vinco. Magari qui vinco. Qua c'è da rimanerci. È una battagliona questa. Noi perdiamo più uomini però. Molti di più. Quindi si rientra e si perdono 7 punti. Invece che stare e perdere magari 20. Ahinoi. Ahinoi. Eh sì, adesso aggiorniamo l'esercito, ma... No bueno. Faremo una linea a Torino-Savona-Aosta. E cerchiamo di riconsolidarci. Flotta francese comunque è alla mercé di quella britannica. I territori che i britannici avevano perso adesso se li stanno riprendendo. Gli inglesi sono sbarcati addirittura in Francia. C'è il problema che in Alsazia e Lorena i francesi hanno sfondato, ma i tedeschi si stanno prendendo un bel territorio qua, quindi c'è da stare a vedere. Qui teniamo 26.000 uomini, ma... Ok. Niente da fare qua, ho fatto un'altra cazzata delle mie. Ah, Gesù. Sto perdendo un sacco di battaglie. Lasciamo che si prendano queste regioni e poi li facciamo andare via. Perché è quello che fanno. Non sfondano. Almeno non tentano di sfondare. Questa è l'impressione che sto avendo. Invece vanno a Torino. Vi ricordate quel meme che diceva "e invece non era vero"? Carico la mia otta. Avanti. Cioè, difendere Torino con le unghie e con i denti. È la nostra vecchia capitale e non devono prenderla, sta città. Quindi tutte le nostre truppe qui a rimbalzarli. Vittoria nostra. Adesso noi prendiamo qualcosa di più grande per riprenderci Nizza. E si torna indietro, via. Sono potenti i francesi, ragazzi. E finché i tedeschi hanno due fronti attivi... le battaglie non ci stanno aiutando. Se avessi avuto una gestione più furba, forse le cose adesso starebbero diversamente, ma la vita è così. Allora, facciamo questa convenzione di Ginevra, che ci dà più infamia, ma ci fa perdere... Ci busta un pochino l'organizzazione. Ok. Allora, adesso pian piano cerchiamo di arrivare al livello 3 tecnologico su tutto l'ambito militare. E poi facciamo tutto il 4 e poi dovremo essere pronti a reclutare tante tante guardie, artiglieria e poca cavalleria. Qui è tutta Francia, eh?
Qui i tedeschi non si stanno muovendo perché i tedeschi sono completamente assorbiti dalla Russia. Il Regno Unito non si sa dove abbia le truppe, perché i francesi lo stanno mettendo sotto scacco. Io a questo punto mi chiedo che cazzo stanno facendo i nostri alleati. Se fossi nella Germania tenterei la pace bianca adesso, perché la cosa qui non funziona. La Francia che ci mette lo zampino ha veramente sconquassato tutti i piani. Fermi. Qui c'è un tentativo di sfondare di nuovo a Nizza. Tentativo che noi neghiamo e poi cerchiamo di prendere Fréjus. Avanti. 3,8 non è male. Buona vittoria. Tanto cerchiamo di recuperare anche la Corsica che sembra una facile preda. Ragazzi, questo episodio è andato avanti 31 minuti perché non mi sono letteralmente accorto dell'orologio. Vi ringrazio per essere rimasti con me. Spero che vi siate divertiti. Lasciate un like e un commento. Ci vediamo alla prossima. E speriamo di vincerla.